razziata che diventano rifugio e non solo per donne vittime di violenza, ma ci racconta tutto nella nostra rubrica Prosa in Nero, Antonella Armentano. Non le ho fatto male, le ho dato un paio di schiaffi. Presente all'inaugurazione l'attore teatrale Emilio Spataro, che ha dato vita a una performance intensa, Il femminicida e la crisalide, interpretando due personaggi diametralmente opposti e purtroppo attuali. La villa è diventata inoltre un laboratorio artistico grazie alle opere realizzate da alcuni tra i maggiori street artist. Arriva il cornuto, dicevano. Mi ci aveva fatto credere veramente. Ma non lo volevo ammazzare. Besame. Besame mucho. Come se fuera esta noche la ultima.